Pungiglione Stabiese. Pungiglione Stabiese. Amici ed amiche, ben ritrovati alla 32esima puntata del Pungiglione Stabiese. Come sempre, chi vi parla è Mario Volo, dall'inizio dell'anno il quartetto c'entra a gran completo, però io voglio far sentire sempre la voce anche dei miei amici che anche in questa puntata sono presenti qui. Ormai siamo degli staccanovisti. Natale Giusti, buonasera a tutti. Giovanni Donnarumma, buonasera. Buonasera da Mario Di Capua, chiaramente a giugno staccheri. Canovisti staccheranno un po'. Vabbè, lasciamo stare, che lunedì mi faccio prendere dal Made in Sud, che è me. Però ho trovato porta chiusa, nel senso, e quindi sono tornato indietro. Non è cosa per te. Segnate che questa è la prima di tante stasera. Sì, diciamo che ecco la prima di tante, però io volevo ringraziare un po' tutti quelli che si sono collegati, poi leggeremo i messaggi, però volevo diciamo ecco incentrare subito il discorso su questa puntata. La Juve Stabia ha riposato nel primo turno, che ha visto Lentella pareggiare col Pordenone. Secondo il regolamento il Pordenone adesso riposerà, Lentella verrà a Castellammare, si giocherà alle 20:30. Voglio subito anticipare che i prezzi dei biglietti sono stabiliti anche in accordo con la Lega, c'è qualche differenza rispetto alle partite casalinghe fin qui disputate, però cosa importante, cosa diciamo gradita penso un po' a tutto il pubblico stabese, è l'introduzione del biglietto under 14, quindi anche i ragazzini potranno assistere a questa gara con un prezzo ridotto, questa cosa è importante. Però ecco, io volevo subito farvi parlare su questa diciamo Supercoppa che noi abbiamo definito un assaggio di Serie B, perché in effetti saranno le tre che ritroveremo, cioè che si ritroveranno l'anno prossimo nel campionato di Serie B, sono le promosse, e questa Supercoppa stabilirà solo chi è la regina della Serie C e sarà l'occasione per mettere in bacheca un altro trofeo. Mentre voi parlate, io mi contatto subito il nostro primo ospite, che è collega proprio di che segue la Virtus Entella da vicino, non è di Chiavari, però diciamo è uno che l'ha seguito tutto l'anno e ci potrà meglio illustrare che Entella troveremo. Sicuramente una squadra importante, una squadra considerata ottimi elementi e che ha in Carlo Crealese l'ex di turno. Sì, sì, allora ieri è stata una partita, giusto per entrare subito nell'argomento Supercoppa, con tanti capovolgimenti di fronte tra le due squadre, una gara molto equilibrata nella quale secondo me diciamo nessuna delle due ha meritato di prevalere sull'altra, perché è vero che c'è stata un'occasionissima con il bomber Mancosu della Virtus Entella nel secondo tempo, però anche il Pordenone sull'asse Ciurria Candellone, mi sembra sia l'attaccante, sì, della, sì, l'altro attaccante, hanno comunque già nel corso del primo tempo ecco prodotto diverse buone occasioni e già il Pordenone li poteva andare in vantaggio, quindi uno 0-0 tutto sommato giusto. Tra l'altro poi nel finale c'è stato quell'azione di Crealese, del nostro ex Crealese, che appunto poteva portare in vantaggio proprio nei minuti finali la Virtus Entella, finita 0-0, e penso che nell'ottica ecco esito finale di questa Supercoppa sia meglio per la Juve Stabia così. Sì, sicuramente c'è l'opportunità di iniziare a assaggiare la forza delle avversarie, però abbiamo la disponibilità di Andrea Piras, che nonostante i suoi impegni stasera dovrà seguire una partita di Serie A, ci ha dato la disponibilità, e quindi noi lo ringraziamo per questo e gli diamo il benvenuto al Pugile Stabese. Buonasera Andrea. Ciao ragazzi, grazie dei saluti e del benvenuto, grazie mille. Ecco Andrea, visto e considerato, noi conosciamo qualche elemento dell'Entella come Mancosu, come altri giocatori come Crealese, che è stato ex della Juve Stabia, sì, come il mister Boscaglia, che abbiamo incontrato anche in Serie B con il Trapani, ma ecco, ci puoi fare tu un quadro di questa Entella che a nostro parere, ecco, penso siamo d'accordo tutti, parlo a nome di tutti, doveva già disputare secondo me il campionato di Serie B, è solo diciamo per una scelta di Balata di iniziare il campionato e ha dovuto attendere, ma poi l'attesa è stata vana perché ha dovuto sudare le sette camicie in Lega Pro per tornare dove meritava, ecco, possiamo dirlo. Beh, hai perfettamente ragione, diciamo che la rosa comunque nella sua interezza dell'Entella diciamo che aveva poco a che vedere con il campionato di Serie C, poi comunque ovviamente i tanti impegni ravvicinati, un calendario che insomma è stato definito proprio anche dagli stessi tesseri celesti come folle, non si può che dar ragione, magari ha riacceso un pochino la lotta per la promozione diretta. Io sono convinto invece che se fosse iniziato tutto in maniera
fare con i campionati iniziati a settembre, con l'Entella in campo a settembre, secondo me avrebbe potuto vincere il girone A con diverse giornate d'anticipo, anche se ovviamente diciamo queste affermazioni sarebbero assolutamente da dimostrare, però comunque è una rosa che obiettivamente è stata costruita per giocare la Serie B. Una sentenza quest'estate diceva che l'Entella avrebbe dovuto essere la 20ª squadra del campionato cadetto per le vicende a tutti note, così non è stato, e la squadra di Boscaglia comunque ha dimostrato sul campo, con un pizzico di pathos finale, di brividi, soprattutto dopo la sconfitta nello scontro diretto contro il Piacenza, però ha dimostrato obiettivamente di meritare, insomma, non me ne vogliano ovviamente da Piacenza o comunque da altre piazze che comunque erano assolutamente valide all'interno del girone. Faccio riferimento a Vercelli, faccio riferimento comunque anche allo stesso Pisa, che va sottolineato. Al di là dei singoli che tu hai citato, io ti aggiungo anche ovviamente un Paolucci che secondo me è stato assolutamente il metronomo di questa squadra e l'anima e soprattutto quella capacità di saper creare gioco anche magari quando, diciamo, un avversario magari un po' più chiuso poteva far sì che questo gioco non si potesse sviluppare. Ecco, il credo tattico invece di mister Boscaglia lì a Chiaveri con l'Entella, qual è stato? La Juve Stabia ha sempre portato avanti la base, che è il 4-3, poi è ovvio che nel corso delle partite, come dice mister Fabio Caserta, bisogna anche essere camaleontici e cambiare ad adattarsi agli avversari, però diciamo che possiamo dire la base è quella. A Chiaveri con l'Entella? La base invece è un 4-3-1-2, diciamo così, con il trequartista che in genere appunto è sempre stato Iocolano, anche grande innesto del mercato di Genoa, anche sottolineato anche questo, e poi con le due punte in genere qui hanno ruotato, perché poi c'è stata anche la fortuna di avere dei giocatori comunque assolutamente adattabili a diversi schemi, e poi procedo anche a spiegare questa affermazione. Comunque gli attaccanti che vanno da Mancoso, hai detto bene all'inizio, da Mota Carvaio, assolutamente sì, giocatore sì, da tenere sotto la lente di ingrandimento, sì, e Caturano, anche bomber di categoria, questo assolutamente sì. Poi in certi frangenti ha schierato un 4-3-3 oppure 4-3-2-1 di Natale, così ricordando un po' il Milan di Ancelotti, con Mota Carvaio e Mancoso un po' all'esterno di un Caturano, però diciamo questo esperimento poi è stato accantonato per ritornare poi allo schema base, che è sempre stato quello che ha accompagnato l'Entella nel corso della stagione, col 4-3-1-2 col trequartista, le due punte, ripeto, si sono scambiati Mancosu con Mota Carvaio e Caturano. C'è stato anche l'innesto di De Luca nel mercato di gennaio, quindi dunque diciamo che gli elementi sono questi nel formare l'attacco biancoceleste col trequartista. Buonasera Andrea, sono Mario Di Capua, è un piacere conoscerti, chiaramente anche per l'anno prossimo sarà un piacere poterci incontrare sui vari campi della B. Volevo chiederti due cose. La prima è un parallelo che mi viene subito dall'estate scorsa a questa estate dalle tue parole. Chiaramente Entella, che doveva essere la 20ª squadra in Serie B già quest'anno, e lo meritava anche per quello che più delle altre, perché era una sentenza già fatta, quello che è successo col Cesena l'anno scorso e tutto il resto, vabbè, è inutile stare qui a raccontarlo, oramai è fatto conosciuto. Però mi collega alla notizia di oggi, cioè addirittura in Serie B si decide d'amblè, dopo quello che è successo al Palermo, di non fare i play-out. Questa è la notizia dell'ultimo istante, di qualche minuto fa. Non si fanno i play-out, Salernitana salva, Foggia resta retrocesso, Palermo la quarta retrocessa. Penso sia un qualcosa di abominevole che continua a perpetrarsi nel mondo del calcio, perché davvero è qualcosa di incredibile, ma saranno ancora settimane caldissime, per non parlare di mesi. Io penso che Entella e Juve Stabia hanno un destino in comune. Si ritrovano nei campionati più in questi anni, i campionati più assurdi, la Serie C più pazza del mondo e la Serie B che lo sta diventando. Assolutamente, ma diciamo che la Serie B lo è anche diventata con questo appunto strano format a 19, veramente con una squadra che riposa. Poi ci sono state comunque delle squadre che, quando c'erano anche le pause per le nazionali, addirittura ritornavano in campo dopo 3 settimane.
quindi insomma è veramente qualcosa di incredibile. Poi l'ha detto bene tu dell'ultima ora di che non si disputeranno i play-out insomma, perché la quarta retrocessa è il Palermo. È tutto in divenire anche qui, perché ovviamente ci sarà il ricorso della formazione rosa-nera e davvero andremo incontro ad altre settimane veramente, veramente calde. La cosa che mi ha lasciato anche un po' così è il fatto che comunque i play-off si disputeranno regolarmente, quelli del massimo campionato, perché diciamo che da quello che trapela comunque che abbiamo anche dato nelle ultime ore noi di TMV è stato appunto che si pensa con il ricorso addirittura di che gli vengano restituita la Serie B al Palermo senza però i playoff, quindi dunque quelli infatti la Lega poi li ha ufficializzati, verranno disputati regolarmente. Lascia tanta amaro in bocca per comunque per gli appassionati di questo sport, che veramente stiamo assistendo a delle scene surreali. L'Entella l'ha vissuto in prima persona quest'estate e adesso questo nuovo terremoto che è arrivato nel campionato cadetto. Lasciano veramente così, molto molto interdetti, per usare un eufemismo. Ciao Andrea, buonasera, sono Natale Giusti. Ciao. Volevo chiederti, in questo collettivo che è basato sul 4-3-1-2, quindi centrocampo con il rombo, quanto è stato grande l'apporto di mister Boscaglia, che tra l'altro proprio oggi ha rinnovato il contratto fino al 2021? Beh, tantissimo, infatti la società appunto oggi nel pomeriggio ha ufficializzato il rinnovo al tecnico biancoceleste, tantissimo, non tanto dal punto di vista, tanto ovviamente anche proprio dal punto di vista tattico, quello certamente, ma soprattutto anche dal punto di vista mentale. È davvero importante come appunto Boscaglia ha saputo gestire un gruppo che era fermo praticamente per 2 mesi, un ritiro lunghissimo è stato, se possiamo definirlo così, quello dell'Entella quest'estate, e lui è stato sempre molto bravo, lo diceva nelle interviste che appunto ha effettuato nel momento di stop forzato della sua squadra, di inventarsi degli obiettivi di giorno in giorno per cercare di tenere alta la corda e soprattutto tenere tutti con la tensione appunto alta, anche se poi non c'era l'obiettivo della partita il sabato o la domenica che fosse. Dunque secondo me questo è veramente il focus su cui dobbiamo concentrare veramente, oltre che naturalmente l'aver saputo gestire il gruppo e soprattutto aver messo in campo una squadra ordinata e soprattutto dal punto di vista tattico ineccepibile. Poi soprattutto concentriamoci anche su come ha saputo gestire dal punto di vista mentale la squadra in un momento inedito anche per lui. È stato davvero importante la sua figura, e ripeto, la società poi lo ha riconosciuto, ma non ci sarebbero stati dubbi sul rinnovo di Boscaglia. Buonasera Andrea, sono Giovanni Donnarumma. Volevo chiederti, quanto mai, una considerazione sul collettivo di questa squadra, che dai nomi e da quello che è sviluppato in campo sembra una squadra che effettivamente possa già disputare per com'è il campionato prossimo in Serie B. Ma tu ritieni che sia una cosa diciamo veritiera questa, o credi che in qualche settore del campo c'è bisogno di qualche nuovo elemento, qualche comunque alternativa, nel senso che ecco, può essere Boscaglia ecco, ad avere qualche alternativa in più, visto anche il campionato un po' più difficile che adesso si verrà ad affrontare? No, immagino che comunque l'ossatura, ripeto, è un'ossatura di assoluto livello. Poi naturalmente per affrontare il campionato cadetto qualche innesto servirà assolutamente, perché appunto, come detto bene, nella scelta nel poter fornire a Boscaglia un'ampia scelta per la prossima stagione, questo servirà secondo me anche un innesto per reparto, una rosa già di qualità che potrà affrontare il prossimo campionato. Ma questo lo dicevamo proprio anche alla vigilia di questo campionato, perché basta soltanto negli effettivi, anche se va aperta una parentesi e chiusa immediatamente, che diciamo i nomi non fanno una squadra, però obiettivamente dal valore proprio dei giocatori si intravedeva già che era una squadra che poteva già tranquillamente disputare la Serie B. Però io sono convinto che comunque, e la società è già al lavoro, sono convinto che magari anche solo un innesto per reparto di un certo modo può
far sì che l'Entella possa disputare una Serie B senza troppi patemi, anche se l'obiettivo, l'ha sempre detto anche il presidente Gozzi, è vincere la Champions League, ovvero mantenere la categoria. Lo ha detto che la Serie B è la Champions League per l'Entella, e riuscire a mantenere la categoria è la conquista della Coppa delle Grandi Orecchie per la città di Chiavari e per l'Entella. In chiusura, due considerazioni veloci e poi ti lasciamo. Germune è stato ceduto alla Juve Stabia, comunque è stato dato il lasciapassare alla Juve Stabia. Ecco, che cosa ha dato a questo punto Carlo Crialese rispetto a Germune, e pensi che questa operazione sia stata in un certo senso sbagliata alla luce poi del campionato che ha fatto Germune alla Juve Stabia, e visto e considerato che la Lazio avrà comunque il diritto di ricompera nel caso in cui non esercita, rimarrà l'Entella, ecco, l'Entella ha desiderio di trattenerlo o comunque di lasciarlo a Castellammare? Allora, per quanto riguarda Germoni, penso che comunque sia anche dettata dal fatto che aveva trovato poco minutaggio dello spezzone, sì, di stagione che ha avuto a Chiavari. Per quanto riguarda invece l'apporto di Crialese, è stato davvero davvero ottimo, ha saputo abbinare le due fasi con davvero qualità e soprattutto anche quantità dal punto di vista della fase difensiva. Diciamo che è uno di quei giocatori, come si suol dire, di categoria, e soprattutto che ha saputo dare la giusta che ha saputo calarsi con la mentalità giusta, e poi si è integrata alla grande all'interno del gruppo, diciamo così, ha fatto davvero il solco su quella fascia sinistra il Crialese e ovviamente la speranza è che possa essere un giocatore su cui poi si possa comunque costruire e possa avere anche lui l'opportunità di disputare il torneo di Serie B con la maglia dell'Entella. Lui ha sempre detto comunque che a Chiavari si trova bene, dunque può essere diciamo così un buon auspicio, perché per quanto si è visto, ma non solo lui ma tutta la squadra, davvero se la sono davvero meritata la promozione in Serie B. Ecco, dopo il pareggio col Pordenone, che Entella ci dobbiamo aspettare qui a Castellammare, visto che è l'ultima opportunità per poter diciamo cullare il sogno della conquista della Supercoppa? Sicuramente è un'Entella che non vuole lasciare niente per strada, ovviamente. Certamente le tante partite ravvicinate giocate dalla squadra di Boscaglia si sentirà, e magari può arrivare, non dico magari con più rilassatezza, però tirando un po' il fiato, anche se comunque contro Pordenone si è vista una squadra che ha comunque combattuto e che ha cercato a più riprese la via del gol, però obiettivamente potremmo vedere un'Entella che cercherà di imporre il proprio gioco, cercherà comunque di giocarsi le sue carte senza ovviamente secondo me l'assillo che c'erano nelle giornate precedenti, anche perché ripeto le tante gare ravvicinate si sono fatte sentire in questo fine di campionato. Andrea, che dire, noi ti ringraziamo, ti lasciamo le tue cose e come diceva Mario Di Capo sarà un piacere incontrarti l'anno prossimo sui campi di Serie B. Piacere mio, grazie a tutti, buona serata. Ciao Andrea. E questa è la parola di Andrea Pilas, che ringraziamo per le informazioni, si diceva Mario, sarebbero state importanti, però purtroppo... Vabbè, comunque ci ha detto dei nomi già che bastano. sì. per dire che poi si è dimenticato, anche io mi sono dimenticato di Nizzetto, che hanno comunque in rosa, cioè uno che ha giocato tanti anni col Modena, ma... Penso che l'Entella ha la rosa forse migliore dell'intera Serie C. Forse a pari del Catania, che però ha reso meglio quella della Juve Stabia. No, attenzione, la migliore come palmarès dei giocatori. Sì, assolutamente. Ha aperto il microfono? Sì. Ho abbassato. Sì. Okay. Anche tu giochi come... Mi era arrivato già così, e attenzione, non ho fatto come l'amico nostro, alla Gianfranco Piccirillo, che ogni volta che gli dà un microfono lo spegne. è più una mania. Volevo dire una cosa riguardante l'Entella. Io ho visto l'Entella e Pordenone, ho visto un po' la partita, ma soprattutto gli highlights, e delle due probabilmente forse il Pordenone ha fatto anche meglio rispetto all'Entella, rispetto anche ai nomi
perché sì. I nomi che ha Lentella penso in categoria pochi se le possono permettere, soprattutto un attacco con tanti giocatori che hanno fatto la Serie B. Iocolano, Mancosu, Caturano. Caturano che è la riserva, sì, perché sì. C'è De Luca, pazzesca come squadra. Nizzetto che dicevi in precedenza, quindi è una squadra importantissima. Paolucci che ci ha detto lo stesso Piras, quindi è sicuramente una partita difficilissima. Poi bisogna vedere chi ci mette di più come grinta in campo, perché queste partite sono sì belle da vedere. Mi è sembrato strano lo 0-0, mi aspettavo più vedere partite, sai, con tanti gol, perché è chiaro che ora sì si affrontano le prime della classe, però la Supercoppa è una competizione un po' più amichevole che altro. Sto approfittando un po' di dire qualcosa in più, anche se sono le prime cose che dico, perché io ho solo la prima ora oggi, poi vi lascerò un poco prima. Sei sexy però, sei quello delle prime ore. Ecco, però intanto ora leggiamo un po' da, sì, anche da casa, sì. Visto che l'abbiamo trascurato perché abbiamo aperto subito la puntata con Andrea Piras, con il collega Davide Siciliano, dice buonasera a tutti, ovviamente lo ringraziamo. Roberto Stracci, un abbraccio dal Mugello. Giuseppe Esposito, buonasera e sempre Forza Vespe. Poi Renato Ferdinando, il nostro amico, buonasera, Forza Stabia, tutti a Pordenone, vincere la Supercoppa. Sì, in effetti poi la Supercoppa si deciderà proprio a Pordenone, se la USA la vince o meno, a meno che ovviamente qui non esca un risultato che tutti noi non ci auguriamo, assolutamente. Noi ci speriamo almeno in un pareggio. Esatto, la Juve Stabia si gioca tutto a Pordenone in qualsiasi caso, tranne la sconfitta in casa con Lentella. Praticamente l'unico risultato che leva una delle tre dalla possibilità di vincere la Supercoppa sarebbe la sconfitta. Ma noi non ce lo auguriamo, anzi non lo mettiamo proprio in preventivo. Sì, poi c'è Davide Simone, buonasera a tutti. In un giorno disastro in Serie B, Palermo retrocesse, Salernitana e Venezia salve. Sì, l'abbiamo detto Davide, però ancora no, secondo me il capitolo secondo è ancora capitolo, lungo, ancora lungo. È appena iniziato. Appena iniziato, questa era una querella che andrà avanti per diverse settimane. A Napoli si dice Adrandella, è appena iniziata, quindi. Poi Antonio Troccio, un saluto a voi stabiesi veri. Antonio che fece un ballo di break dance nella festa. Più avanti leggerei altro. Ah, Piero Calendo, buonasera con Dante B, saluto a tutti da Torino. Ciao Piero, ci guarda Massimo Cristian Porrone, lo salutiamo. Poi Antonio Troccio, se vinciamo la Coppa farò un ballo di break dance per la squadra, ciao, saluti a tutti voi. Infatti ecco qui bene così. Si propone Paolo Porzio, onorato, forse vengo a Pordenone, quindi organizzo. Onorato Ferdinando, uno sciame di Vespe a Pordenone, cuore stabile, sei presente, non vedo l'ora, dobbiamo vincere, saremo noi la regina di Serie C. Poi continuando ancora, Onorato Ferdinando, auguri per la promozione del Lecce in A, Sud avanti tutta. Poi Onorato Ferdinando, attualmente qui a Pordenone la situazione è in bilico tra Pordenone e Treviso, almeno questo ho sentito dire, comunque saremo presenti, comando stabile del Nord-Est. Sempre un problema per lo stadio. Vabbè, poi bisogna vedere se la Supercoppa lascerà ancora lì giocare a Pordenone, ma sicuramente il problema ci sarà per il prossimo anno, che si parla appunto oltre di Treviso oppure di Udine, un accordo quasi concluso con l'Udinese per la disputa delle partite lì. Sì, anche perché lì a Pordenone hanno un progetto per lo stadio nuovo e di proprietà della società, quindi ci troviamo di fronte a un'altra società molto, che molto si sta anche perché il Bottecchia sono 3.000 posti, vuol dire. Sì. Ed è un velodromo, non è neanche il nome dice tutto. Sì, Bottiglia. Poi Piero Calendo, siamo andati via da un girone che il prossimo anno si preannuncia incandescente. Le blasonate quest'anno si andranno ad aggiungere Bari, Avellino, Palermo, Foggio, Salernitana. Sarà bello vederle ammazzarsi tra di loro. Punto di vista calcistico, Peppe un po' pesato. Tra l'altro ricordiamo l'intera Serie C sarà impressionante, perché su è salito il Cesena, che è tornato in Serie C, se non sbaglio anche un'altra grande. Il Modena, quindi diciamo no, Modena ha perso con la pergolettese, lo spareggio con la pergolettese. Sì, c'era il Modena in estate, sappiamo quello che può succedere. Sì, con i pescaggi e via dicendo. Salvatore Oddone, clamoroso in Serie B, non si farà nei playout. Sì, l'abbiamo già detto anche noi. Antonio Magnale, che ci guarda, il mio collega, onorato Ferdinando, sono convinto di quello che dico e credo che ci giocheremo la promozione là. Questa Serie B ce li mangiamo a tutti, tutti quanti, Forza Stabia. Vabbè, diciamo che
già sta pensando alla prossima, al prossimo campionato. Poi Gennaro Scarfato, in più il 17 si saprà se Foggia avrà qualche punto di penalizzazione, quindi la Salernitana sarebbe ancora a rischio. Sì, ma infatti perciò Gennaro è una situazione abbastanza molto complicata. A fine settimana secondo me non si chiuderà il discorso, quindi assolutamente. Perché poi c'è il ricorso del Palermo, poi ricorso e contro ricorso, e poi entrano in gioco anche le squadre come la Salernitana, come lo stesso Foggia, che sono parte in causa. Sì. Però attenzione, ci sono i playoff, i playout si giocano. Infatti, come ha detto Andrea, sì, Andrea, essendoci playoff, io penso, allora, per me è una decisione di una velocità incredibile. Sì. Cioè, sì. Mi viene da dire questo, guarda caso. Rispetto alla lentezza solida. Esatto, la lentezza solita oggi è evaporata. Come è possibile che in un solo giorno, ma neanche in poche ore, ma si è passato? Auguriamoci che saranno sempre così. Auguriamoci che sia così. Ma dietro c'è il fatto che, onestamente, non me ne vogliono i tanti amici di Salerno, però tante pressioni possono arrivare e onestamente dirigenti che sono un po' troppo addentro alle leghe, alla Federcalcio e altro, ai fili, possono ai esatto fili. A me non piace quando vengono gestiti un po' i fili, perché non è giusto che sia così. È giusto che Vicenza Docet, ma non ne parliamo di tante cose fatte. Lentella, che l'ha riguadagnata sul campo col sudore, con la grinta, giocando praticamente un campionato in mezzo campionato di durata, però doveva stare già in Serie B. La piccola Lentella. Cioè, esatto, cioè è assurdo quello che succede. E oggi, stamattina, Palermo fuori, oggi pomeriggio già c'è la decisione. Incredibile. Non siamo più in Italia, siamo passati incredibilmente in Germania e in Inghilterra. Non molto lontano da noi qualcuno doveva riprendere un po' di credibilità, che stava andando veramente molto in basso. Perché Piero Calendo dice: ho la stessa sensazione, riferita al discorso Salernitana e via dicendo. Sicuramente ci saranno ricorsi e contro ricorsi da parte. Sì. Perché anche il Venezia ha una presidenza molto importante e molto danarosa. Quindi non vorrei leggere proprio un po'. Sì, lo so, però bisogna dirle anche le cose. E quindi io spero che ci sia lo spareggio giusto, ovvero quello che ha deciso il campo Venezia-Salernitana, che il Palermo si gioca la Serie A e poi dopo magari. C'è il ricorso anche del Foggia. Anche il ricorso del attenzione, il Foggia sul campo sarebbe stato salvo già due giornate fa, 43, con 43 punti. Quindi diciamo sul campo la terzultima sarebbe stata la Salernitana, ma io non ho nulla contro, ci mancherebbe, però io parlo del campo, la matematica lo dice. Tra l'altro la Salernitana che si è autoflagellata nelle ultime 5 giornate senza fare un punto, davvero incredibile. Ha perso le ultime 5 le ultime 5 consecutive, beccando tra andata e ritorno dal Carpi qualcosa come 8-9 gol, Poi Salvatore Honduras, sicuramente ci saranno ricorsi e contro ricorsi, può darsi la soluzione all'italiana, Serie B a 22 squadre, vabbè, tante sono le ipotesi. Orlando Ferdinando ci dice: vi aspettiamo, Gennaro Scarfato prevedo la prima giornata di Serie B a Natale. A Natale ricorsi e contro ricorsi ne vedremo delle belle. No, penso proprio, penso che alla fine verrà messo un punto. Poi Salvatore Odore in te la grande squadra con gli Ocolano ex Bassano ci sconfisse ai playoff qualche anno fa. Salvatore Odore, grande protagonista del TAR del Lazio, sì. Novità di Palma, buonasera a tutti da Parma, è sempre forza di quest'abbia. Onorato Ferdinando Giovanni, io penso che questa Serie B è meno superiore a questa Serie C che si prospetta quest'anno, quindi avanti Stabia, devono tremare tutti quanti. Quindi di quest'abbia in te la 3-1 fa anche il è un po' scatenato stasera. È carico. Volevo aggiungere che dalla Serie A sono già scese Chievo e Frosinone, che saranno sicuramente protagoniste del mercato, perché parliamo di una squadra che con il paracadute che ha preso penso che possa risalire bene. Io metto in contatto col Chievo. Il Frosinone che ha una presidenza importante, e poi delle squadre che sono impegnate nella lotta per i playoff, che non saliranno tutte, c'è il Benevento che ha invigorito un presidente che investe sempre tanto, e abbiamo visto quest'anno probabilmente il Benevento è una delle squadre più importanti della Serie B, non l'ha vinta perché ha trovato due squadre che hanno fatto tantissimi punti nel girone di ritorno, però comunque ha giocatori importantissimi. E poi ricordiamoci lo Spezia, che è una potenza economica, c'è il Verona che a stento sta facendo i playoff e forse
forse li vince, forse no, però bisogna vedere. Quindi comunque si prospetta anche una Serie B per nulla facile, anzi non potrebbe mai esserlo, come le nostre tradizioni. Nel 2011, però diciamo nel 2011 era una Serie B pazzesca, che c'erano delle squadre, io sono convinto che quella squadra, e magari il nostro prossimo ospite ce ne potrà dare atto, quella squadra che è arrivata ottava in quel campionato di Serie B, nei sette successivi l'avrebbe vinta facilmente la Serie B. Ecco, non so se il nostro amico direttore generale Clemente Flippi ha ascoltato un po' Mario Di Capua, diceva, si parlava un po' di quella Juve Stabia, direttore del primo anno di Serie B, che poteva arrivare tranquillamente in quei playoff, e figuriamoci adesso che i playoff si arriva fino alla decima. Ecco, quindi apriamo un discorso diciamo Juve Stabia in Serie B con queste presupposti, anche perché da casa già stato parlando di USA protagonista anche l'anno prossimo, il suo pensiero, ecco, su questa Penso che ti sta correndo un po' troppo. Fa bene la corrente, certamente, ma andiamo ad affrontare un campionato difficilissimo. Se non lo affronti con la dovuta concentrazione, con la dovuta programmazione, la dovuta preparazione, ci fare delle brutte figure. Dimostra il fatto che comunque quest'anno il Padova, ovviamente il campionato l'anno scorso, è retrocesso subito. Sono squadre che comunque non sono riuscite a mantenere la categoria, perché tutti guardano il Lecce, che è salito all'inizio il più salto, il Benevento il doppio salto, la Spalla che ha fatto il doppio salto per la Serie B, il Frosinone uguale, però è comunque un campionato difficilissimo. Certamente per abitudine la Juve Stabia cercherà, intesa come società, cercherà di fare sempre il meglio, ma questo non significa che si è infallibili, però l'importante è essere sempre con la coscienza a posto sotto questo punto di vista, e cercare di affidarsi sempre all'istinto delle persone e la competenza delle persone che dovranno, diciamo, gestire questa nuova avventura in Serie B. E comunque un campionato sarà diverso da quello che abbiamo affrontato nel 2011-12-13-14, non posso altro che comunque le squadre sono in meno. Ecco, però tornando invece all'attualità, giovedì ci sarà l'ultima festa, i tifosi omaggeranno la squadra per questo campionato importante, per questo sogno realizzato, poi ci sarà la Supercoppa. Noi l'abbiamo definita un assaggio di Serie B, la possiamo vedere così o è un torneo di fine stagione dove i valori si contano, ma conta il fatto di volersi comunque divertire nella parte finale della stagione? No, un assaggio di Serie B solo perché magari queste squadre le incontreremo l'anno scorso, certamente la Serie B sarà qualcosa di diverso, è un trofeo che comunque è stuzzicante, che comunque ti permette di confrontarti con squadre che hanno avuto la meglio in girone che il girone, però diciamo le incognite possono essere tante, le varianti, perché per esempio la Juve Stabia viene cambiata per il 20 di aprile, quindi magari mentalmente a fondo sta capendo rispetto alle altre che hanno vinto dopo, però penso per come è fatto, visto il casetto, e come la squadra ci dovranno fare bene, penso che certamente prepareranno come sempre al meglio questa sfida contro l'Inter di sabato. Direttore, mentre c'è Onorato Ferdinando che ci dice, grande direttore Clemente, quindi ci sono gli apprezzamenti per te. Ogni tanto. Direttore, ti volevo chiedere, oltre a un pensiero ulteriore sulla Supercoppa, qual è l'avversario più forte? Ma è un po' complicato perché penso che tutte e due siano abbastanza forti. Volevo chiederti cosa dobbiamo attenderci nelle prossime settimane a livello societario, perché il presidente ci disse che ci sarebbe stata una conferenza, i tifosi ci hanno chiesto anche in queste settimane quando ci sarebbe stata questa, e poi quello che ci dobbiamo attendere in queste prossime settimane che chiuderanno poi una stagione splendida, fantastica. No, partiamo dall'avversario, sono tutte e due squadre importanti, sia Fortuna che Lentile, certamente non riscopriamo noi, Lentile è stato costruito per giocare il campionato fino ad ora,
campionato di essere pescato in Serie B, quindi lasci immaginare quale possa essere una forza dell'intera. Il problema è fatto più in un campionato come il nostro, diciamo che è stato in testa gran parte della stagione, ha avuto anche dei vantaggi importanti, quindi sono due squadre che poi si sono già affrontate, anche se le condizioni meteo non hanno favorito, diciamo, secondo me, una discussione, una parte importante. Quando guarda il resto, il presidente ha annunciato una conferenza, posso mai anticipare quello che dice, quello che dice il presidente, quindi aspettiamo quello che avrà da dire. Certamente questo è stato un anno che ne passa parecchi in più rispetto al solito, perché ci sono state tante cose che verranno poi chiarite, e certamente onore e merito poi è stato quello di aver portato a termine in una maniera brillante la stagione, con tutte le componenti che, diciamo, hanno fatto il loro, ma con il grosso merito, che è sempre quello del presidente Mello, di aver messo questa barca nelle condizioni di poter navigare sempre in acque tranquille. E poi c'è stato il grosso contributo del dottor Langella, di Andrea Langella, che da quando è iniziato ad essere il nostro main sponsor si è appassionato sempre di più ai colori sociali ed è stato certamente determinante anche il suo contributo affinché la US abbia facesse, diciamo, il campionato che ha fatto sotto l'aspetto terreno di gioco. Direttore, buonasera, sono Giovanni Donnarumma. Allora, innanzitutto ciao. Ti rinnovo i complimenti per questa stagione, visto che si è lamentato un attimo che i riconoscimenti arrivano poco. Io contribuisco ai complimenti, perché comunque al di là di tutto ti faccio i complimenti per questa per quest'anno, e visto che quando ti ha salutato il collega, l'amico da casa, ha detto vabbè, ogni tanto si ricordano di me, io assolutamente io ho continuato sulla battuta. In questi giorni ho avuto anche sei di stime importanti che assolutamente mi inorgogliscono, perché sono anni che sto qui alla Vestabbia, mi fa piacere che venga apprezzato comunque il lavoro che poi condivido con tutti gli altri, dietro le quinte fanno in modo che il nome di Castellammare faccia sempre bella figura, non solo sul campo, anche fuori, che comunque la Vestabbia è rispettata per i risultati sul campo, ma anche per come interagiamo e siamo in grado di avere rapporti con le altre società e tutto il mondo, calcistico. Siamo rispettati anche per questo motivo qua. No, e poi la mia domanda, quindi il fatto ogni tanto che qualche volta mi è capitato, c'è stato qualche momento negativo, magari mi riferisco a quel famoso gennaio del 2017, dove hanno fatto critiche, magari chi le ha fatte aveva i suoi motivi per farli, decidi o non leggi poi la sua coscienza. Va bene. No, io con il direttore volevo chiederti, visto che noi fortunatamente, grazie a voi, stiamo vivendo questi playoff da spettatori, ma ti sei fatto un'idea più o meno di quello che può uscire da qui? O comunque una squadra che ti auguri di non prendere l'anno prossimo in Serie B, o comunque che tu reputi che quest'anno possa vincere i playoff? Guarda, allora, le vittorie saranno tutti. Ti confesso una cosa, ieri mi sono accorto e ricordato che c'erano i playoff promozione, perché onestamente, come hai detto tu, per la prima volta in tanti anni viviamo questo periodo dell'anno senza obiettivi, senza che negli ultimi anni, forse solo quando siamo retrocessi dalla B, eravamo già retrocessi, mi sembra, dal 27 di aprile retrocedemmo quell'anno, poi in tutti gli altri anni c'è sempre stato più o meno un obiettivo da perseguire, o che fosse di playoff, oppure la speranza di playoff, di conquistare la salvezza,
matematica, e quindi è strana questa sensazione che di rilassatezza. Onestamente, non saprei dirti chi può essere favorito, perché l'anno scorso è sempre stata la sorpresa è stata il Cosenza, c'erano tante altre squadre forti. Adesso, per esempio, nel primo turno ho visto che il Siena, che aveva fatto perdere il campionato a Piacenza, è stato eliminato in casa addirittura. Quindi questi playoff si annuncia certamente, si annunciano certamente ancora più avvincenti. E onestamente, si è scelto male l'avversario, perché non è che c'è una, non c'è una preferenza onestamente sotto questo punto di vista. Magari il Siena si è scelto male l'avversario, perché prendere il Novara al primo turno non è stata proprio una grande idea, probabilmente per vendicarsi di quello che era successo con Piacenza l'anno prima. Io a me faccio ridere quando dicono si è giocato la partita, non è che non avrebbe dovuto farlo, quindi il calcio è bello per questo. Tutti diciamo che c'è bisogno di realtà, il modello inglese, poi quando succede in Italia magari si grida allo scandalo, tra virgolette, non è nel caso. Però invece penso dire, io penso che questa sia la cosa più bella, cioè quando tutte le partite vanno giocate con la consapevolezza che nessuno deve regalarti niente, così è stato giusto. Poi il Siena magari è stato fortunato che ha preso il Modovana, che comunque era una squadra importante, ma non penso che sarebbe stato giusto fare dei calcoli in tal senso di questo o quella squadra. Ecco, intanto però continuando con le battute, no, sul discorso apprezzamento e apprezzamento, ne arriva un altro. Piero Calendo dice: buonasera direttore, complimenti per quanto di buono fatto finora. Da tifoso lontano da Castellammare, mi piacerebbe vedere una società lanciatissima anche a livello di marketing a livello nazionale, in modo da portare sempre più in alto il nome di Castellammare. Complimenti e grazie, forza Juve Stabia, da Torino. Benissimo, sì. Noi ci proviamo ogni anno comunque sempre a cercare di migliorare con le risorse a disposizione, ovviamente, tutti gli apparati della società. In alcuni ci siamo riusciti, in altri un po' meno, anche perché quello del marketing, diciamo, è un discorso, diciamo, che magari la categoria ci potrà aiutare, sì. La categoria di servizi, però essere è una realtà difficile e quindi si sta facendo, si sta cercando di fare un grosso lavoro, speriamo, ripeto, che ci siano dei risultati che possano essere soddisfacenti sotto questo punto di vista. Ecco, un altro che ha contribuito con il suo lavoro alla realizzazione di questo sogno è Pino Di Maio, che ci sta guardando. No, lui è una delle persone che dicevo prima, cioè dei personaggi invisibili, non per l'aspetto fisico, ma per, per il lavoro che fanno, perché sono fuori dalle luci, sì. Però in realtà sono delle persone che vivono di Juve Stabia, soffrono di Juve Stabia, piangono di Juve Stabia, di Mario, Confino, di Mario, cioè, la nostra icona, l'hanno perso, che sono i ragazzi dell'ufficio stampa che hanno, questo dicevo, è un apparato che funziona e tanto da ricevere in passato anche dei premi, degli attestati di stima anche dai colleghi, diciamo, fuori di Castellammare, no? Perché poi a volte Nemo è un profeta in patria, sì. Sapete perché, quindi fa piacere questa cosa di condividerla con l'amante della Juve Stabia. Io sono domenica, sì. Scorsa, quando abbiamo fatto la premiazione, abbiamo ricevuto la medaglia da parte della Liga Pro, avrei voluto simbolicamente, sì, condividerla con tutte, sì, con tutte le forze, diciamo, che ci sono all'interno della società Juve Stabia, perché noi che siamo stabiesi ci possiamo vantare, abbiamo l'onere di dover fare, diciamo, questo di dover rappresentare Castellammare il migliore possibile. Abbiamo ovviamente l'onore, perché siamo anche tifosi, di fare ciò, e quindi c'è doppia gratificazione quando poi arrivano risultati di questo genere.
Ecco, direttore, noi che dire, la ringraziamo per il tempo che l'abbiamo rubato. C'è Giovanni, forse vuole fare un'ottima considerazione. Giovanni. No, io sui saluti volevo che tu, credo che parlare a nome di tutti quanti, un abbraccio forte forte ad Antonio da parte nostra, sì, abbiamo visto, perché tutto. Vogliamo salutarti così. No, Antonio, fortunatamente l'hanno ribattezzato la squadra, i tifosi, il leone, veramente un leone, perché ha combattuto come tale, è riuscito a superare l'ostacolo più duro, e adesso piano piano bisogna quello che tutti conoscete, avete avuto il piacere di conoscere, sì. Tornerà a fare quello che gli piace fare di più, seguire a stretto contatto la Juve Stabia. Io vi ringrazio anche per l'affetto, sì, per l'affetto che avete mostrato nei suoi confronti anche in passato, e vi ringrazio veramente, non senso un poco di commozione, perché è giusto così, siete stati tutti molto molto carini nei miei e nei suoi confronti. E sicuramente non mancherà Fabio Caserta l'abbraccio all'inizio ogni partita per l'anno prossimo, servirà l'amuleto di Fabio Caserta, che è Antonio ormai è lui. Certo, anche Fabio, comunque lui, io vi racconto una cosa che è sfuggita a tutti e adesso posso raccontare. Nella partita col Trapani, partita decisiva per il nostro campionato, io non ero nelle condizioni, diciamo, di poter assistere la gara, diciamo, in maniera serena, perché era da poco successa quella cosa di Antonio. Fabio evidentemente era d'accordo, e a fine gara tutti avete la foto di Fabio emozionato che si abbraccia con Mannello, ma qualche minuto prima spisce di ragazzi, invece di esercitare una squadra con tutti, si rivolse a me e mi abbracciano, diciamo, commosso dedicare la vittoria ad Antonio, che la stava seguendo, diciamo, con lo Sport Club, diciamo, dal letto di ospedale dove era ricoverato. Ecco, questo è uno dei ricordi questo campionato che mi porterò nel cuore, perché è stata veramente una cosa che mi è rimasta dentro, e a fine campionato la settimana dopo, adesso ricordo, cioè, ho tempo, ho fatto un po' di confusione, però voglio dirlo questa cosa, perché veramente non è da tutti, un allenatore giovane che fa, diciamo, vince uno scontro diretto che può portarti in Serie B. Il suo primo pensiero è stato quello di condividere la sua gioia con me, che sapeva che stavo comunque in un momento non felice. Questa cosa, diciamo, questo è l'esempio di quando si dice che questa è una grande famiglia. Sì. Questa era, diciamo, questo è l'emblema di questa cosa che vi ho raccontato, è l'emblema di quello che è successo. Un'annata bellissima sotto tutti i punti di vista, ecco, anche dell'Unione. Quindi. No, certamente questi sono valori importanti che diciamo fanno bene nel cuore. Grazie, direttore, per il suo contributo. Grazie anche per questo aneddoto particolare. Ovviamente un saluto. Ogni tanto vi racconto qualcosa anche io. Non è solo ogni tanto, dai, non diciamo così. Ogni tanto, spesso ce lo dici, dai, qualcosa di particolare. Io sono sempre molto poco, molto, diciamo, riservato, molto restio, diciamo, ad esternare. Sì, sei riservato. Le cose. Questa, vi dico, mi è uscita dal cuore, perché ne volevo si sapesse, perché Fabio Caserta, oltre ad essere un grande allenatore, tutti ci auguriamo che possa continuare a crescere sotto questo punto di vista, Fabio Caserta è anche un grande cuore, e questo, diciamo, non appartiene a tutti. Tutti possono essere grandi allenatori, e poi, diciamo, la parabola può salire, può essere discendente o ascendente, mentre uomini, grandi uomini col grande cuore si rimane, e questo è quello che deve fare più piacere a lui e alla sua famiglia. Grazie Clemente, allora buona serata, alla prossima, sempre forza Stabia. Buonasera. Ciao, ciao, ciao.
E questa è la parola del direttore generale Clemente Filippi, che noi ringraziamo anche, ecco, per la disponibilità, l'amicizia, anche per questo aneddoto particolare. Diciamo che questo aneddoto di Fabio Casetti aggiunge ai tanti che già conoscevamo. Fabio l'ha detto: io ho scelto Castellammare nel momento in cui anche Castellammare mi è stata vicina, quando ho perso purtroppo mio fratello, e forse secondo me in quel momento ha saputo leggere nel cuore del direttore generale Clemente Filippi, certo, quello che certo. Stava passando, ed era felice che comunque Antonio era ancora lì a combattere e c'era ancora appunto la possibilità di rivederlo in campo. E questo gli va dato ulteriore atto e merito a Fabio Caserta per le parole utilizzate. In questo caso poteva essere il primo pensiero al fratello, invece ha voluto prima il pensiero ad Antonio, che sta combattendo alla grande e sta vincendo assolutamente alla grande, come ha fatto questa Juve Stabia. Anche Massimiliano Giordano dice forza Antonio. Sì, cioè, sì, assolutamente, tutti noi è tornato a casa e questo ci fa davvero tanto piacere. Il percorso è ancora lungo, ma sarà sicuramente vittorioso, perché comunque ha fatto già grandi passi avanti. E chiaro che belle le parole di Clemente, perché il direttore, come l'ha detto, lui è restio ad esporsi in questo modo, però fa capire come penso non sia neanche un caso che lo ha fatto al Pungiglione Stabiese, perché è da 11 anni chi? Pungiglione Stabiese. No, è da quando è andata, diciamo, l'anno della Serie B. Della Serie sì, da 10 anni, allora, da 10 anni dal a questa 2011. Da 10 anni a questa parte con questo alti, è l'ottavo, diciamo che... Sì, diciamo 8, 9, 10, sì. Però fa capire come c'è sempre stato, cioè nel senso nel momento più alto la Serie B, nel momento dove si precipitava, nel momento dove si rischiava la retrocessione in C2, c'è sempre stato il Pungiglione, quindi secondo me non è un caso che Clemente si sia esposto così anche in questa trasmissione, che fa proprio dell'amore verso i colori gialloblè il suo punto di forza, come si può vedere attorno a noi, quello che potete vedere. Quindi è bellissimo questo, è bello anche che in un anno così ci siano anche questi momenti di, che la Juve Stabia è davvero una grande famiglia, e momenti intimi, diciamo. Sì, e non è un caso che noi quest'anno con tutto il nostro gruppo l'abbiamo seguita con una passione ancora più forte di quello che abbiamo sempre avuto, però dal primo momento. Non so se sia un caso, non lo devo dire la verità, perché quella scintilla, io sentivo anche magari alla Serie B quando ancora io sentivo anche al collega di Reggio Emilia, no, che ci parlava, ci diceva noi sì, abbiamo avuto delle difficoltà, siamo, diciamo, frequente falliti, ripartiamo dalla Serie D, però la carica che ci state mettendo voi quest'anno, ma già dalle prime battute, è una cosa bellissima. Lo dicevo, lo ringrazio ancora perché ci ha fatto i complimenti alla fine, perché ha capito la nostra passione prima ancora dei giornalisti. Lui ha la stessa passione per la Reggiana, e tra l'altro negli ultimi due scontri diretti, tra l'altro degli ultimi due playoff, dopo l'ultimo playoff sembrava, non dico dispiaciuto, perché la sua Reggiana poi è andata vicina ed è stata eliminata ingiustamente dal Siena, come ingiustamente purtroppo anche noi abbiamo subito delle cose in passato, però questo fa capire come la passione viene fuori. Poi dal primo giorno di ritiro, ma prima ancora dalla manifestazione in villa, dopo la manifestazione, dalla presentazione ufficiale, abbiamo cercato di far capire a tutti che bisognava stare vicini a questa società che era fatta di uomini prima ancora che di grandi amanti della Juve Stabia e poi di dirigenti. E quindi complimenti a loro. Io in tutto questo ho finito la mia prima opera come professore, no, non sono assolutamente. Sì, però volevo leggere velocemente alcuni messaggi. Però io devo scappare. Prima di leggere i messaggi, volevo dire a tutti, perché questa settimana abbiamo un appuntamento che è cambiato come data. Sì. Non è di giovedì, non è di venerdì, ma è di mercoledì. E lo diciamo ora che è il momento. Vi saluto. Puoi andare via. Ci sarà mercoledì Juve Stabia. Puoi andare via, lo dico qua. quindi saluti a tutti. E però... dimmi. Sì, no, vai. Però fa vedere Mario, che se ne va, che bellissimo. Abbiamo una schermata, nel frattempo tu puoi andare via. Grazie. Sabato 18. Questo, diciamo, è lo tabellone della Supercoppa di Serie C, fatto, diciamo, ovviamente dall'Eleven Sport, che noi ringraziamo per fare anche queste grafiche che noi utilizziamo per questa puntata, per inquadrare meglio la situazione futura di questa Supercoppa. Quindi abbiamo detto che poi l'Entella ha pareggiato 0-0 con il Pordenone. Beh,
mentre riposava la Juve Stabia. Adesso sabato 18 alle ore 20:30 c'è la partita, abbiamo detto, Juve Stabia Virtus Entella, riposerà il Pordenone, e poi alla fine sabato 25, come previsto, c'è Pordenone Juve Stabia, riposerà l'Entella. Quindi l'Entella si è tolto subito, diciamo, il sorteggio è stato questo, quindi attentato contro il Pordenone. Juve Stabia, che io volevo fare una battuta che può essere anche scaramantica, Juve Stabia che è stata fra le prime a riposare anche nel campionato. Sì. Quindi porta bene questo riposo. No, vabbè, ma porta bene proprio perché un po' tutti aspettavamo che la prima giornata Juve Stabia non giocasse, perché... c'è più spazio, infatti non più larghi, ma non abituati che poi il quartetto cetra era quello, no, anche perché c'è una scaramanzia che bisogna tenere anche per l'anno prossimo, voglio dire. Certo, assolutamente. Però continuando a leggere, Stabia Molise, buonasera ragazzi, il microfono di Radio Boomerang era a prova di tocco, ricordate la grande prova di Sebastiano Esposito che ha trascinato l'Italia in semifinale europei e a mondiale, Stabia Uber Alles. Poi c'è Alessio Donnarumma, Marevolo, dillo a mister Casetta, adesso non ho, riesco a leggere che cosa dovrei dire a mister Casetta perché sono spariti, diciamo, i messaggi precedenti. Raffaele Esposito, buonasera ragazzi, dobbiamo vincere. Alessio Donnarumma ride, ovviamente. Poi c'è Antonio Volo, buonasera a tutti in studio e in ascolto. Gianluca Prea, buonasera a tutti, lo salutiamo Gianluca Prea, che ha fatto una pagina nuova Forza Stabia, quindi invito a visitarla. Poi Francesco Valanzuolo, un saluto da Milano, Vespa nella nebbia. Sì, Francesco, ti ricordiamo benissimo, la trasferta, diciamo, in giro un po' per l'Italia anche nel campionato di Pancalo, quindi la subito post retrocessione. Poi Francesco Domenichino, un saluto da Matera, grande Juve Stabia, spero di rincontrarci, lo speriamo davvero anche noi Francesco, magari, ecco, nelle campionate che più ci competono, magari in Serie B sarebbe ancora più bello, ovviamente. Onorato Ferdinando, guarda caso una B piena di gialloblu avanti, la più bella di Stabia. Intanto prego, diciamo, Giovanni che sta cercando un po' di trovare, sì. Poi vedremo un po' che cosa, prego Alessio Donnarumma, se ancora in onda, di ridirci che cosa dobbiamo dire a Fabio Caserta. Poi Onorato Ferdinando, grande direttore, l'abbiamo letto, Davide Semenone, l'abbiamo letto anche questo. Poi Enrico Di Martino dice buonasera ragazzi, Marco Cesario, buonasera a tutti e complimenti per questa serata straordinaria vissuta in vostra compagnia, grazie Marco, noi l'abbiamo fatto quel poco che potevamo fare. Poi Quattro Passi Sport, buonasera a tutti, l'amico Giovanni Savastano. Poi continuando ancora, Massimiliano Giordano, buonasera a tutti voi, contatti cuore giallo blu, Rosario Turcio ci guarda, Salvatore Valone, buona serata, grazie Salvatore, storico dirigente del settore giovanile della Juve Stabia. Massimiliano Giordano, Forza Antonio, quindi l'abbiamo letto pure prima. Poi Catello Pallato, ciao ragazzi, buonasera, Juve Stabia unica fede, assolutamente. Luigi Somo, buonasera ragazzi, in ritardo, vi volevo chiedere se per caso è prevista la diretta TV Rai o Sport Italia, che sia per sabato sera. No, diciamo la fa Eleven Sport, per ora non c'è nessuna indicazione, quindi penso proprio che non ci sia. Domenica Esposito, buonasera, volevo sapere se sabato in TV lo Stabia, che lo si gioca, siete sempre top tutti e quattro, Forza Stabia. Grazie Domenico, in TV c'è, ma in Eleven Sport, in radio c'è su Vivi Radio Web, potete ascoltare le nostre i nostri commenti, la nostra radio cronaca, ovviamente le nostre pillole. Alessio Donnarumma che ci ha riscritto, lo ringraziamo, e diceva dite a mister Fase perché erano spiate dal Pordenone, forse gli allenamenti, chissà, non lo so a che cosa si riferisce. Erano spiate, non riesco... dal Pordenone, vabbè, perché scrive solo questo, immagino, non lo so, che vengano spiati durante l'allenamento. Vabbè, diciamo che lui vive a Pordenone, quindi non... potrebbe essere che lui magari va a spiare gli allenamenti del Pordenone e quindi ha dato qualche istruzione, qualcosa, ha dato qualche istruzione, qualche segreto del Pordenone, segreto, vabbè, poi vedremo un po' anche in campo. Napotano Vincenzo, Forza Stabia vincere sempre, Salvatore Sabato Santo, ecco, aspettiamo, buona serata a tutti, come sono belli i playoff, e questo a confermare quanto è bello vedere i playoff senza l'ansia. Ah, quindi come dicevi tu che adesso diciamo vive da Pordenone, vabbè, quindi ci fa un resoconto su quello che può essere il Pordenone e lo leggo e lo ringrazio. Sì, l'ha vista diverse volte anche ci scrive, ma squadra... c'è qualche amico, scusa se te lo, che lo prende in giro, dice attenzione quando per Rimoli non sbagliare settore, magari vai nel settore del Pordenone, vabbè, col cognome che porta, voglio dire. Allora, squadra forte e quadrata, allenatore top per la categoria, Tesser, il fulcro del gioco è Burrai, sempre palla tra i piedi ed impostare, Candellone attaccante moderno, forte fisicamente e veloce, giocano molto sulle fasce, Ciurria dà fastidio tanto.
Sì, vabbè, diciamo che somiglia molto alla Juve Stabia, quindi era una bella partita. Sì, poi Gianluca Merolla, grazie ovviamente Alessio. Grazie, grazie, sì. Gianluca Merolla, forza magica Juve Stabia, poi Maddalena, Giorgio, Brigida Esposito, buonasera, un grande grazie a tutti i presenti, finalmente sono nella mia Castellammare, ancora per qualche giorno ho seguito tutto dai Caraibi per lavoro. Beato sì, te. Sempre sono Juve Stabia per lavoro, però diciamo, sarà, lavorando, lavorando. Ci sarà un bel lavoro a Caraibi. Poi Massimiliano Giordano, dobbiamo vincere la Coppa, ma quindi insiste, diciamo, appunto con tante coppe. Domenica Esposito, che bella Serie C l'anno prossimo, meno male che ce ne siamo andati, sì assolutamente, sarà molto molto competitiva. Sì. Pasquale Cataldo, buonasera a tutti, farete la puntata del giorno del mio compleanno. Buonasera a tutti. Ah, quindi mercoledì. Eh sì, Pasquale. Vabbè, ci riscrivi così ce lo ricordi. Noi magari adesso cerchiamo di appuntarcelo questo nome, magari ti saluteremo, ti faremo Pasquale gli auguri Cataldo, sì, in diretta, proprio in apertura, ecco, così diremo la possibilità di collegarti, di godere di questi nostri Pasquale saluti, se ovviamente godrai, e poi noi continueremo con la nostra puntata. Onorato Ferdinando, la Supercoppa passa per Pordenone, la vinceremo noi. Gianluca Pere, grazie a me, la pagina è Forza Vespe, sei gentilissimo come sempre ed è un piacere guardare il Pugliore. Grazie Gianluca, Aprea nostro amico. Poi Massimiliano Giordano, vieni al Menti e non te ne penti. E poi Alessio, te lo dicevamo che scriveva della spiata fatta. Alessandro Gargiulo, buonasera a tutti, ma la conferenza del presidente è novità sui nuovi soci. Alessandro, noi l'abbiamo chiesto proprio poco fa a Clemente Frippa, direttore generale Clemente Filippi, ha detto giustamente non tocca a me dire nulla in riferimento alla società e soprattutto non tocca a me di annunciare un'eventuale conferenza, sarà il presidente che deciderà se o meno farla e oppure se o meno comunicarla attraverso un semplice comunicato stampa senza, diciamo, tanti fronzoli. Poi non dimentichiamo che la stagione è comunque ancora in corso, quindi può darsi pure che questa conferenza ci sia a fine stagione, quindi dopo la gara con il Pordenone, con il Pordenone che chiuderà, diciamo, questa stagione effettivamente. Ma allora andremo in vacanza loro? No, penso dopo il Pordenone, cioè in vacanza, perché ci sarà dire. Poi c'è il mercato, c'è non dimentichiamo. Poi bisogna capire il ritiro. Il ritiro, anche il ritiro, anche il ritiro. Ci dobbiamo riposare un po', no? Di sì, penso di sì. Poi Francesco Pio Apuzzo, Forza Stabia, con la B e tanti cuoricini già la B. Gianluca Pre, grazie a Mario Gentissimo come sempre. Sì, la pagina di Forza Stabia vive il Pugino Stabese, ormai è un appuntamento fisso per tutti gli stabisi. Grazie, grazie sicuramente anche a te Gianluca per l'affetto che ci mostri, anche nel seguire quasi fino alla fine la nostra puntata. Però ecco, io prima di mettermi in contatto con il nostro ospite, io vorrei mandare in onda i nostri partner commerciali. Sì. Nel frattempo che vanno in onda, cercherò di chiamarlo, così al rientro partiremo su subito con lui. In un antico convento di Castellammare di Stabia, immerso nel verde dello splendido scenario naturale del Golfo di Napoli, sorge dal 1998 la RSA, Oasi San Francesco. L'Oasi San Francesco, in convenzione con l'ASL Napoli 3 Sud, si pone come area residenziale di intervento su pazienti anziani non autosufficienti, disponendo di personale specializzato ed altamente qualificato in una struttura confortevole e all'avanguardia. Oasi San Francesco, salita Quissisana 30, Castellammare di Stabia. www.rsaoasisanfrancesco.com. Oasi San Francesco, l'elisir di lunga vita. Una pizza deliziosa, rosticceria di prima qualità, gusto e tanta passione nel regalare gioie per il tuo palato. Non puoi non provare le nostre specialità, non puoi non venire da noi. Melis Pizza lo trovi in Viale Europa 82 a Castellammare di Stabia. Flyline Sportvest è lo sport e il tempo libero. Da noi puoi trovare tutto quello che ti serve, le marche più prestigiose, novità di grido, tutto quello che ti occorre per soddisfare i tuoi desideri. Adidas, Nike, Kappa, Puma, Macron e tanti altri. Il nostro marchio ha garanzia dei tuoi acquisti. Lo sport è passione, la passione è lo sport e noi lo sappiamo bene. Vieni a trovarci in Viale Europa 51G a Castellammare di Stabia, Napoli. Allora, riprendiamo nel frattempo che si mette in contatto Mario con Mister Carboni
penso che lo dobbiamo richiamare. Possiamo parlando dell'avversario di domenica, di sabato prossimo, sì, la Virtus Entella, a me è piaciuto molto un centrocampista, Giovanni, di questa squadra, che ha lo stesso nome del centravanti nerazzurro, Icardi. Questo Icardi, questo centrocampista che ha un buon tiro dalla distanza, infatti ieri per un paio di volte ha sfiorato anche il gol, quindi sarà un altro calciatore da praticamente attenzionare comunque sabato sera in un collettivo che, come appunto dicevamo prima, quando abbiamo parlato con il collega Piras di tuttomercatoweb.com, è un collettivo di primo ordine che forse era già composto proprio per poter fare un buon campionato anche di Serie B quest'anno. Ma sicuramente l'Entella, come dicevamo prima, era una squadra pronta per il campionato, poi sappiamo tutto quello che è successo l'estate scorsa e quindi si è dovuto un attimo calare di nuovo nelle panni della Serie C, poi brillantemente superata, anche se con qualche ostacolo finale, però la squadra di mister Boscagli ha sempre fatto vedere del grande calcio. Sì, parlava di Cardi insieme a tanti altri nomi che abbiamo detto prima, ma è una squadra che io ho visto all'opera nella prima partita col Pordenone, a parte un po' la serata un po' falcidiata dalla pioggia, grandine, quindi però ha detto anche di Boscagli nella dopo partita, non è stata una squadra pronta per affrontare gara, per vincerla, probabilmente anche c'è stato un po' di appannamento anche per il campionato ormai finito. È vero che è un trofeo importante anche la Supercoppa, però secondo me non è stata interpretata nella maniera dovuta, alla fine uno 0-0 che ci sta tutto. Intanto però abbiamo il piacere di avere al Pugile Stabiese, non è la prima volta, ma già un'altra volta ci ha dato la sua disponibilità, un ex Juve Stabia, colui che ha provato a portare le Vespe in Serie B nella parte finale della stagione, lo ricordiamo tutti, stiamo parlando di mister Guido Carboni, che ringraziamo per la disponibilità. Buonasera mister. Buonasera, buonasera a tutti voi. Ecco mister, parlavamo questa mattina quando un po' l'ho contattata, un'annata bellissima da parte della Juve Stabia, un eco mediatico in tutta la nazione, accostamenti anche alla Juventus, quindi un qualcosa di straordinario, con la sconfitta della Juve, fra l'altro con la Roma risulta essere la migliore di tutte le cinque leghe professionistiche, con diciamo meno sconfitte e meno gol subiti, quindi qualcosa davvero che rimarrà negli annali della storia del calcio, e soprattutto una vittoria che alla fine mitica un po' quella diciamo delusione proprio nel campionato in cui lei dirigeva la Juve Stabia, che la Juve Stabia fu eliminata con la Reggia, ricordiamo, con quel gol annullato a Ripa, che ha qualcosa ancora ricorda ancora i tifosi come qualcosa di scandaloso. No, ma diciamo che da quelle grandi delusioni che poi è stata il punto di ripartenza di questa squadra, di questa società, in primis il presidente Magnello, che comunque anche quando era nel momento di grande sconforto, di grande delusione, perché giustamente era nella mia gestione, ma c'era stato anche credo l'anno prima a Bassano, insomma erano stati due playoff veramente maledetti. Da quelle delusioni lì poi sono ripartite è ripartita questa grande cavalcata, perché l'anno dopo fecero un ottimo campionato, anche l'anno dopo, ma soprattutto quest'anno credo che sia stata un'annata indimenticabile per Castellammare, quindi grande merito in primis a Carta e ai ragazzi, alla dirigenza, ma soprattutto un posto che insomma avrei voluto finire un lavoro migliore anch'io, però sono rimasto profondamente legato a questa gente, a questi colori. Ecco, il suo ricordo di mister Fabio Casetta, visto che lui ha detto se sono l'allenatore attuale che sono, è anche merito di chi negli anni mi ha preceduto e mi ha dato la possibilità di affiancarli per recepire, per carpire qualche segreto. Ecco, un pensiero su mister Fabio Casetta, se l'aspettava magari un Casetta così vincente, perché ricordiamo l'anno scorso ha fatto i playoff alla sua prima occasione con una squadra che si doveva salvare, quest'anno ovviamente un po' più forte rispetto all'anno precedente, però a vincere un campionato con questi numeri non è cosa da tutti, possiamo dire un predestinato mister Fabio Casetta. No, ma io in occasione della mia separazione con il presidente, in un colloquio che avemmo che in quel momento lì il presidente Magnello voleva quasi lasciare, era profondamente deluso, dice: noi il prossimo anno vogliamo fare una stagione
ridimensionata, perché in quel momento lì il presidente voleva anche forse farsi da parte, e comunque mi disse: se riparto, riparto. Dico: guardi presidente, se deve ripartire con un programma, lei l'allenatore già ce l'ha in casa. E quindi sono stato buon profeta, nel senso che comunque anche Fabio nella mia gestione mi ha dato una grossa mano, è un ragazzo intelligente che capisce, si è staccato di dosso quello che è il ruolo poi di calciatore, perché quando i primi anni alleni è sempre quello il problema, di sentirsi ancora troppo calciatore, invece è un ruolo completamente diverso, e quest'anno ha dato dimostrazione, insomma, di essere già un tecnico preparato, estremamente meticoloso. E quest'estate, quando ci siamo sentiti che lui aveva anche la possibilità di poter andare da qualche parte, gli ho detto: Fabio, ricordati, Castellammare è per te una famiglia, quindi ti danno anche la possibilità di sbagliare. Lui aveva parlato anche con un altro club, mi telefonò in quell'occasione perché stava facendo corso a Firenze, sì. E io gli consigliai, dico: Fabio, Castellammare, tutte le cose che ti dà Castellammare in questo momento qui altri club non te le possono dare, quindi pensaci bene, perché prima di lasciare un posto così dove ti vogliono bene, dove tu conosci l'ambiente, dove la società ti apprezza sia come tecnico ma soprattutto come uomo, è sicuramente è stato un trampolino di lancio importante, e lui ha ripagato tutta questa fiducia facendo questa straordinaria. Buonasera mister, sono Natale Giusti, volevo chiederle, lei nella sua esperienza che fece qui a Castellammare, nella squadra che ereditò da Gaetano Fontana, c'era Daniele Papuni che arrivò proprio a gennaio di quell'anno, volevo chiederle anche a Livi, un suo giudizio, sì. Ecco, su Daniele Papuni, che quest'anno è stato uno dei punti di forza di questa squadra, che ha brillantemente, ecco, vinto il campionato ed è approdata in Serie B. Sì, mi ricordo, ma io ritornando alla mia stagione, io subentrai, la squadra, se si ricorda bene, aveva fatto un ottimo girone d'andata, sì. Anzi, a me mi aveva entusiasmato, avevo visto una partita proprio, mi sembra, con il Lecce, sì. Le basi c'erano già. Io poi, quando sono arrivato a gennaio, in quel momento lì la squadra aveva perso completamente fiducia, c'era qualche problema nello sfogliatoio, erano arrivati nuovi, e io mi sono trovato Allievi e Papuni, Papuni era già arrivato in quel momento, no, arrivo a gennaio Papuni, sì. Sì, io avevo gennaio da recuperare in quel momento lì anche Ripa, sì, però con Allievi credo, almeno se la memoria non mi inganna, di averlo provato addirittura come sino sinistro, lui nasce come centrale, fece una grande partita e su Allievi si puntai, perché comunque è un ragazzo che tuttora sento, purtroppo ora ha avuto un infortunio, ci siamo sentiti anche di recente, che gli ha tolto la soddisfazione finale, però è un ragazzo che merita, come merita Paponi, che quest'anno credo che comunque sia cresciuto anche dal punto di vista della personalità, nel senso che lui si è preso nelle spalle anche questa squadra. Lui arrivò a gennaio, veniva in uno spogliatoio che la squadra era in una posizione classifica importante, lì qualcosa si era rotto. Io dovetti un pochino fare delle scelte, provai anche a far giocare Ripa e Paponi in una partita con il Matera in casa, mi sembra. Provai, però era in quel momento lì in corsa, reggere due punte centrali più due esterni offensivi era un pochino tanto, quindi sono giocatori che, come ho detto stamani al suo collega, da quell'annata lì hanno messo le basi, chiaramente poi sono arrivati altri giocatori, e su questo voglio fare un grande applauso, un grande merito a Ciro Polito, perché ha fatto secondo me un lavoro straordinario, ha cercato prima gli uomini, poi i puzzle giusti, i calciatori giusti, per poter fare poi un'annata, mettere a disposizione di Caserta una rosa importante, soprattutto di persone vere che ci tengono la maglia, ma che soprattutto sanno come vivono lo spogliatoio. Ecco, visto che lei ha allenato ultimamente l'Olbia, che ha giocato proprio nel campionato con l'Entella, e visto che l'Entella sarà il prossimo avversario della Juve Stabia, se dovesse dare qualche indicazione, ecco, a Fabio e a qualcun altro, diciamo, sull'Entella,
ovviamente la rosa parla chiaro, abbiamo detto un organico che non ha nulla a che vedere con la Lega Pro, però quale, diciamo, la cosa che l'ha impressionata in quelle circostanze? Ricordiamo la partita comunque fino in parità, Olbia e Del. No, guarda, allora, io a Olbia sono andato, sono rimasto poco più di 25 giorni perché purtroppo ho sbagliato scelta all'inizio e probabilmente sono stato un pochino annebbiato da quelli che erano i programmi. Quando mi sono accorto che i programmi non potevano collimare con quello che era poi la realtà reale della squadra, mi si chiedeva i primi 5 posti, con quella squadra lì dico è matematicamente impossibile arrivare quinti, e ho preferito declinare, ho detto vabbè, finiamola qua, e non la ritengo nemmeno un'esperienza, io 20 giorni sono troppo pochi per poter lavorare, 24 giorni per l'esattezza, però in quel girone che ho seguito bene, l'Entella è una grande squadra, e ha trovato le difficoltà solamente il fatto perché ha dovuto giocare ogni 3 giorni, ha avuto praticamente, ha cominciato a giocare a novembre e ogni 3 giorni doveva giocare una partita, quindi quando tu giochi solo che partite e non hai settimana tipo per poter lavorare, per poter, è un dazio che loro hanno rischiato caramente di pagare, perché comunque la rosa è una rosa molto molto competitiva. E sono curioso, anche se poi il valore lo che è, sono curioso di vedere queste squadre, perché comunque la Juve Stabia ha una grande difesa, una grande organizzazione, e l'Entella invece ha una grande qualità, una qualità in mezzo al campo, davanti hanno comunque giocatori importanti per la categoria, e è un impegno difficile, io ripeto, non ho mai visto la Juve Stabia dal vivo, ma l'ho seguita le ultime partite, specialmente l'ho seguita in streaming, quindi tanti giocatori tuttora li sento, quindi è una bella partita, ma soprattutto quando poi non c'è l'assillo di doversi giocare una stagione o comunque una posizione di classifica determinante, credo che sia anche un bello spot per questa Serie C, per la prossima Serie B, via, perché questi sono gli che si troveranno in Serie B il prossimo anno. Buonasera mister, sono Giovanni Donnarumma, è sempre un piacere risentirla. Buonasera, ciao Giovanni, buonasera. Buonasera. Volevo chiederti, è finito il campionato, c'è questa coda, ci sono i playoff, ovviamente tu poi hai continuato a seguire quello che comunque queste vicende importanti della coda del campionato, un'idea su chi può accompagnare Juve Stabia, Entella e Pordenone in questa Serie B alla luce di questi playoff? Già c'è stata una prima scrematura, ma quali possono essere le due identità che possono avere velleità di Serie B in questi playoff? Ma allora, il playoff è un terno all'otto, io se dobbiamo fare le griglie è normale che mettiamo in primis le sono state sconfitte dalla Juve Stabia, perché comunque non dimentichiamo che Catania e Catanzaro erano due organici insieme alla Casertana, forse loro erano chi è stata forse la vera delusione di questo campionato, anche ieri uscita direttamente al primo turno, insomma, per quello che ha fatto il presidente D'Agostino, troppo troppo poco questa squadra ha reso. E ripeto, Catanzaro e Catania, però nel girone A c'è sicuramente il Piacenza, che però vediamo come avrà smaltito questa delusione. Nel girone di là c'è Triestina, Feralpi, però io metto sempre un outsider, perché comunque i playoff non contano, non va più di solito la squadra più forte, va su la squadra che sta meglio. E non dimentichiamo per esempio Cosenza, l'anno scorso mi sembra arrivato sesto o settimo in campionato, quinto. E poi è andata come è andata, battendo il Siena in fine gara, quindi i playoff è un terno all'otto, e mi mangio le mani, continuo a mangiarmi le mani, anche se poi uno che io quell'anno lì a Castellammare avevo una squadra in grande palla fisicamente, cioè una squadra che avevo trovato, così invece noi superare quello scoglio avevo grande fiducia, perché la squadra stava bene fisicamente, era una squadra, ecco, contano molto, poi al di là dei valori conta molto come arrivi ai playoff, quindi è chiaro che le favorite sono quelle che ho menzionato, però vediamo poi la regina di turno, oppure cioè, ci sono tante squadre che o l'Arezzo, perché comunque l'Arezzo ora mercoledì vado a vedere Arezzo Novara, quindi un'altra partita importante, l'Arezzo, la Carrarese stessa è un'altra squadra che ha un organico importante, ci sono squadre che possono dirla sua, ma bisognerà vederle ora in questa Final Four, quando poi insomma superati i primi turni vediamo chi sta meglio e chi avrà più forza e più energia nervosa soprattutto.
Ecco, in chiusura noi lo chiediamo un po' a tutti gli ex Juve Stabia, un pensiero, un saluto, una sua considerazione verso Castellammare e la Juve Stabia, che cosa vuole dire? Niente, che la tifoseria, come ho detto, ma la città meritava questa soddisfazione. A Castellammare si fa calcio, si respira calcio, non solo io ma anche molti miei colleghi sanno che a Castellammare magari non ci saranno mezzi come ha speso tanto il Catanzaro, però è una società seria che sanno lavorare, sanno fare calcio e quindi per la città merita questa vetrina importante, questo palcoscenico importante, e fin da ora preparare subito con grande entusiasmo, con grande passione quello che sarà un campionato, un'avventura per poterci poi rimanere a lungo, perché comunque come ho detto è una città che merita, quindi va tutta la mia simpatia, tutto il mio affetto. Grazie mister, ovviamente noi le auguriamo una buona serata, la ringraziamo per questa disponibilità e le facciamo buona serata a voi e un saluto a tutti. Bocca al lupo, arrivederci. Abbiamo ascoltato quindi anche le parole di mister Guido Carboni, che come diceva lui un po' rammarico per quell'annata, ma in quella circostanza grossi dei meriti non furono suoi, sappiamo che qualcosa si ruppe dopo quel girone d'andata importante, poi lui lo disse subito quando finì il campionato, ho dovuto ricostruire mentalmente il gruppo e quindi poi non è facile. Sì, qualcosa... fra l'altro quel gol di Ripa era regolare tutta appunto, la vita. Quello volevo dire, qualcosa si era rotto diciamo già nell'esperienza Fontana subito dopo la partita, quella maledetta partita con il Lecce persa in casa, che funziona un po' da spartiacque quell'anno della stagione, e poi però ci pensò l'arbitro, ecco, purtroppo per noi nel playoff con la Reggiana, perché quello di appunto Ripa era un gol assolutamente regolarissimo e ci pensò lui a estrometterci diciamo sostanzialmente dall'andare avanti nei playoff, dove questa squadra, come diceva mister Carboni, probabilmente avrebbe ancora potuto dire la sua nel prosieguo di quella competizione dei playoff. Bello le considerazioni che ha fatto Ghirelli quando è venuto a fare le università, dice, la conferenza sulle università insieme al diciamo, commissario straordinario Basile, dicendo siete tornati in Serie B dopo 5 anni, non è facile, considerate questo aspetto, tutta Castellammare deve essere consapevole che non è facile, fra l'altro lui ha detto anche per considerazione del fatto che dal momento in cui è retrocessa la USA, anche lui l'ha detto, campionati di un certo livello, 3 playoff su diciamo 5 anni, quarto anno vittoria del campionato, solo un anno la Juve Stabia si è salvata e non è da tutti, ecco, da tutti, quindi questa è la cosa, adesso in questo momento ci godiamo assolutamente e pensando a Bassano, pensando a Reggio, la prende anche con maggiore soddisfazione, cioè, alla fine ecco, la caparbietà degli stabisi di Franco Mannillo è stata premiata. Ma poi io la vedo anche da un punto di vista di ciclico, negli anni di una società di calcio ci sono dei momenti e dei cicli buoni, dei momenti di cicli cattivi. Io credo che ormai credo che con questa vittoria, con questo tipo di vittoria, che per come è arrivata ci siamo messi alle spalle un ciclo veramente terribile, perché abbiamo elencato delle cose incredibili e inenarrabili, come dice qualcuno in qualche TV particolare, però è così, un ciclo negativo lo teniamo alle spalle, adesso c'è da costruire, è vero, un ciclo nuovo, però abbiamo davanti qualche cosa di diverso rispetto a qualche anno fa. Aspettative nuove, come ha detto poi società... il direttore generale De Filippi, questa serie è ben diversa da quella disputata 5 anni fa. Assolutamente, meno squadre, meno partite, meno squadre, più facilità di trovarti dietro, più facilità di andare a fare i playoff, fino all'ottava si arriva sicuramente sì, anche perché poi alla luce di quella che è stata di quest'anno la Serie B, la squadra, un campionato che è stato a un livello medio-alto fino a un certo punto, poi parecchie squadre sono venute probabilmente meno, anche da lo stesso Brescia che si è ritrovato all'improvviso alla Super, non è sceso più, vabbè, poi c'è stato l'esploit del Lecce, che comunque sono intelligenti dell'anno precedente, con lo stesso Mister, con gli stessi 7-8 undicesimi è riuscito, con il mercato di gennaio importante, è riuscito a sfoltito Toromino qui, poi è andato a pescare comunque in Serie C anche, a gennaio, utile al progetto, perché poi alla fine vanno presi giocatori di questo calibro qui, che lì là che praticamente non vanno per diciamo carriera, ecco, e che vengono a sudarsi la maglia e dare il loro contributo, quindi tornando al discorso di prima, che questo ciclo positivo sia iniziato con questa bellissima promozione e poi ecco tutta la professionalità che ha messo in campo il mister, i calciatori, lo stesso direttore sportivo, la società,
per chi ha intenzione probabilmente di entrare tra un po' anche in società, io credo che siano un po' tutti numeri importanti che ci possono far stare tranquilli, ovviamente non fare per voli pindarici, però la nostra Serie B, come pure per l'Entella che diceva il presidente Guzzi, e la Champions League lo sarà sicuramente anche per noi. Sì, la forza dei comuni d'Italia, sì, cioè non delle province, dei comuni d'Italia, sì, vengono promosse le cosiddette, se vogliamo dire, piccole. Sì, diciamo un discorso che poi sta appartenendo purtroppo, ahimè, ancora a chi è rimasto deluso, e parlo dei nostri avversari del campionato scorso, perché non ci appartiene più, che ancora vogliono dire ancora del blasone, adesso lo seguono più. No, assolutamente, hanno anche altri problemi. Però vabbè, sono fatti problemi loro. Problemi di treno, trenini. Se partirà. Noi li stiamo seguendo, ecco, al di là di tutto, non abbiamo risultati perché veramente è qualcosa che, diciamo, non interessa. Un po' di sono sfotto anche da parte nostra. Ma assolutamente, perché ci stiamo un po' dal, diciamo, dal ruolo li stiamo vivendo un po' da, diciamo, dall'esterno, però ci mettiamo nei panni di chi li sta attraversando. È ovvio che sono tutte partite a cardiopalma. Già domenica e già mercoledì ci saranno. Ci sarà belle partite. Catania Regina, che è una partitissima, e andrà su Sport Italia proprio come diretta, televisiva. Quello è uno spot. Però saremo venuto col pugile, cioè con USB. Sì, vabbè, diciamo, vi daremo qualche dettaglio. Catania Regina penso che sia una sfida di serie A, per il blasone delle due squadre, quindi squadre che non c'entrano niente con la Serie C. Assolutamente, poi immagino già un Massimino. Ecco, però tornando al discorso Supercoppa, che Entella vi aspettate? Un'Entella che, come dicevo, anticipava anche al collega Andrea Piras, deve vincere se vuole sperare, diciamo, di avere qualche possibilità in più, oppure, come dicevi tu, nell'eventualità del pareggio è comunque tagliata fuori, perché sì, assolutamente, diciamo, l'Entella pareggio sconfitta è tagliata fuori. L'unica opportunità per poter vincere la Supercoppa è battere la Juve. Sicuramente lo spirito dovrà essere diverso da quello che almeno io ho visto a Sprazzi nella partita del Pordenone. Parlavamo prima con Natale, verranno all'arma bianca o saranno, ma guarda, visto che forse, cioè, sicuramente è l'ultimo impegno stagionale, possono giocarsi il tutto per tutto, anche se non stanno tutti benissimo, perché ascoltando Boscaglia pure diceva di qualche giocatore affaticato. Vero che se si ferma il calciatore non è che c'è altra competizione, però per preservare anche chi è infortunato sicuramente darà spazio anche a chi ha giocato di meno in campionato, l'ha fatto già col Pordenone, credo che lo possa fare anche con la Juve Stabia. La Juve Stabia stessa poi ovviamente ha necessità di fare sua la partita, perché significherebbe veramente tantissimo in ottica Supercoppa. Secondo me, ecco, sarà la gara della solidità della Juve Stabia contro, ecco, come diceva lo stesso mister Carboni prima, contro la qualità di questa Virtus Entella, che comunque ha un centrocampo molto forte, un attacco con giocatori come Mancosu che veramente fanno la differenza non solo in Serie C, ma secondo me anche in Serie B, lo stesso Iocolano, quindi è un collettivo di primo ordine che verrà a giocarsela secondo me qui. Però ecco, riprendendo quella che è stata la prima partita, cioè Entella Pordenone, secondo me, a me ha impressionato più il Pordenone che diciamo la stessa Entella, quindi sono tre squadre e una Supercoppa all'insegna del massimo equilibrio, nella quale può prevalere alla fine qualsiasi delle tre. Quindi in quest'ottica, ecco, è importante, sarebbe importantissimo appunto vincere sabato sera, perché significherebbe veramente mettere un'ipoteca serissima poi sulla vittoria finale del torneo. Entella in pratica ha sofferto sulle ripartenze del Pordenone, quindi voglio dire, conoscendo il nostro gioco e facendo giocare un po' l'avversario e poi riprenderlo in contropiede, potrebbe essere. Poi sarà sicuramente una bella partita, perché anche loro preferiscono questo tipo di superficie, perché è una squadra molto tecnica. Vedremo sicuramente una bella partita e lo spettacolo è assicurato, e quindi diamo anche la cornice, perché deve essere degna di nota. Sarà l'ultima partita in casa della Juve Stabia, poi la cornice di pubblico dovrà essere degna, anche per tributare l'ultimo saluto a questa squadra che ha fatto qualcosa veramente di clamoroso. Come diceva Fabio, nell'ultima partita è rimasto un po' l'uso dell'afflusso di gente allo stadio. Dovrebbe essere bella giornata, anche a Chiaveri non se la passano. La partita con era pochissimo, erano più forse quelle del Pordenone. Vabbè, diciamo che c'era maltempo. Ci aspettiamo un sabato. Sabato sera sarà bel tempo, diciamolo già da ora. Quindi non ci sono scusanti. Sì, non ci sono, anzi, dovrebbe anche fare caldo, da quello che dicono. Quindi andremo in costume. Quindi non ci sono scusanti da questo. Diciamo così, se non viene
nessuno. No, sì, penso non andare vabbè, a in serale, insomma. No, però diciamo abbiamo detto anche dei prezzi leggermente variati, qualcosa in più su alcuni settori, qualcosa in meno su quelli là popolari, ha fatto la liga, però sono stati messi i prezzi per gli under 14 ridotti, quindi alle famiglie possono andare allo stadio non spendendo queste cifre enormi. Sarà un'occasione per salutare definitivamente la US Army e magari trascinarla alla vittoria, che ti potrebbe dare la possibilità poi di giocarti un altro trofeo, che poi mettere in bacheca è dopo la Coppa Italia di Serie C, una cosa la Supercoppa sarebbe una cosa bella guardarla lì nella trofeo della società. Tra l'altro è anche una bella coppa, sì, molto bella. Stile quasi Coppa UEFA. Coppa UEFA fatta in miniatura, sì, assolutamente. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata, ovviamente il Pugiglione ci sarà ancora per le prossime partite, terminerà il Pugiglione intorno al 27 maggio, l'ultima puntata sarà il 27 maggio, ci saluteremo con il Pugiglione, però come abbiamo detto prima le nostre vacanze non ci saranno, perché ci sarà ancora da scrivere, da seguire, il mercato da continuare ancora il mercato che incombe, parlare un po' della Serie B, ci sarà sicuramente, non ci vedrete in video, magari potremo fare uno special sul calciomercato, su diciamo anche consulto, anche perché con l'itinerante pagina stabilita al 100%, potremmo andare anche con Mariano, che saluto, e con Michele, quindi è possibile veramente. Potremmo fare la puntata di Riva al Mare, magari su di Castellammare. Infatti, tra l'altro, Mariano mi ha beccato e lo saluto proprio domenica. In villa, sì, perché c'era il Sacatello. Sì, sabato mattina, perché c'era un'attrazione in villa di un tentativo di prendere il volo con questo deltaplano, però purtroppo è andato male, però una bella diretta, perché dopo che Mariano era salito su al Faito e raccontava un po' tutto, è sceso, mi ha beccato lì, è stato un bel momento anche di diretta dove abbiamo fatto un bel po' di visioni live. Ma ormai sarà sempre in giro Michele Mariano, voglio dire, bravissimo anche a cogliere un po' tutti i momenti speciali di Castellammare, sì, e poi bravo veramente, quindi è stato un bel momento anche sabato. Sì, li salutiamo. Anche ieri c'è stata una bellissima diretta della processione di San Catello che ha avuto degli ascolti elevati, cioè delle visioni, delle visualizzazioni veramente elevatissime, quindi un grande lavoro da parte di tutti e due. Sì, sicuramente, ecco, io li saluto anche io, mi associo ovviamente ai saluti da parte vostra. Noi però ci troviamo con Michele Ruocco diciamo al mercoledì, quindi tutti sono invitati a collegarsi sulla pagina Stabilizza 100%, magari anche di venire al Vida, ristorante pizzeria, dove poter assaggiare e gustare delle pizze in nostra compagnia. Magari ci farete anche delle domande lì live, ci saranno tanti ospiti anche in una circostanza, non ve li sveliamo ancora perché alcuni sono ancora in via di definizione, però non ci saremo solo noi, non solo noi giornalisti, come nell'ultima puntata ci sono stati Carotto e Mastalli, ci sarà sicuramente qualcuno, non dico della US Army, ma comunque qualcuno che ha gravitato nel mondo della US Army, qualcuno con cui potremo analizzare questo campionato bellissimo. Noi le analisi le continueremo a fare fin quando ci saranno puntate. Ricordiamo, come ha detto Mario, US Army Live finirà giovedì 30 maggio, quindi in quel caso staccheremo un po' tutte le comunicazioni settimanali. Con questo è davvero tutto, io dico il solito urlo del Pugile Stabiese: forza, 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 Juve Stabia! Il Pugiglione Stabiese.